Allora, qua stiamo facendo una prova con Coco che oggi se ne va in giro in macchina e stavamo riflettendo su una questione, sul fatto che sono scesi il numero di adozioni qua al canile 281, proprio di richieste. E il motivo, sapete qual è? È che i cani qua stanno bene, buon canile, andiamo a salvarli da un'altra parte. E beh, questo per noi è un errore immenso. E tra l'altro un ostacolo grosso, perché rischiamo di riempirci di cani e poi diventerà anche questo un pessimo canile, perché ovviamente riusciamo a lavorare così bene perché riusciamo sempre ad avere una capienza proporzionata al numero di sgambi e di operatori e di volontari. Se così non fosse, anche questo non può più garantire un'opera buona e giusta. E quindi è buffo perché c'è proprio questo concetto di andare a salvare il cane, di salvarlo, di essere i salvatori di questi cani nei poveri canili in giro per l'Italia o con una nomea brutta. E noi però stiamo facendo qualcosa di più, cioè noi puntiamo veramente a cambiare l'idea di canile e per poter cambiare l'idea di canile bisogna che la gente cambi l'idea di adozione, cioè l'adozione non si fa per pena, perché quel cane è chiuso nella gabbietta, perché sta male, perché ti dicono che è un povero cucciolino indifeso, triste, che verrà deportato. Cioè un cane si sceglie un compagno che devo conoscere bene. Noi qua ci viviamo praticamente 24/7, quindi i nostri cani li conosciamo veramente bene, riusciremo a consigliare agli adottanti il cane giusto, a passare quelle competenze utili a gestirlo, a prenderci il tempo per una buona adozione, perché ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole conoscenza, ci vuole relazione. E invece io vado in un canilaccio, oppure ancora meglio me lo faccio mandare su per staffetta, poi il cane, se va bene tutto e uno è fortunato perché c'è anche questa occasione, perfetto. Se invece va male, riempiamo le saccocce degli educatori, che a noi va anche bene, che vengono a casa a cercare di risolvere dei danni che alle volte non possono neanche essere risolti, ma riescono a essere tamponati. Allora, insomma, sostenere in realtà le realtà virtuose aiuta quelle realtà a diventare più grosse, a diventare un buon esempio e a diventare veramente quel volano che poi cambia le cose radicalmente, perché se non vi piace l'idea di canile, non porto via un cane da quel canile, ma cambio radicalmente il canile.